Per ora la situazione in Campania non è felice, ma neanche drammatica come nelle altre regioni. Da Salerno, anzi, sono partiti alla volta della Calabria, in provincia di Cosenza, delle squadre in ausilio contro incendi che minacciavano alcune abitazioni. Le rassicurazioni arrivano dalla comandante dei Vigili del Fuoco di Salerno, Rosa Deliseo, il giorno dopo la riunione operativa presso la prefettura di Salerno, che ha messo nero su bianco il piano antincendi in provincia di Salerno. Come ribadisce oggi il vertice dei caschi rossi, dal 1 luglio i pompieri salernitani sono organizzati con le squadre aggiuntive AIB e sono stati già dal 1 luglio 1400 gli interventi per gli incendi codificati con il 301, quelli più subdoli per la comandante perché a volte da poche sterpaglie si può arrivare a veri e propri incendi boschivi. La vera novità di quest'anno, ha specificato la Deliseo, è la nascita dell'operatore coordinatore di soccorso che consente interventi interforze. E noi dal 1 luglio sostanzialmente come Vigili del Fuoco operiamo nell'ambito di una convenzione con la Regione Campania che ha previsto un dispositivo, come dicevo, straordinario. Questo dispositivo sostanzialmente ha individuato alcune squadre AIB, in particolare una squadra ad Agropoli con anche un operatore DOS. Il DOS è il direttore delle operazioni di soccorso, quindi è quello che sostanzialmente coordina da terra l'intervento degli elicotteri o dei Canadair. Poi abbiamo una squadra AIB nel distaccamento di Eboli, una squadra AIB a Maiori e un DOS a Vallo. Questo è lo schema, diciamo, che va a collaborare, ad integrare la parte ovviamente operativa sugli incendi boschivi che per legge è deputata alla Regione Campania. Quindi interveniamo insieme alle squadre dell'ASMA Campania, dei volontari, squadre regionali che vengono coordinate da una sala operativa provinciale della Regione Campania che si trova anche qui ovviamente a Salerno. La novità importantissima della convenzione di quest'anno è che noi abbiamo fortemente voluto e quindi condiviso con la Regione della figura di un qualificato vigile del fuoco nella SOPI, in questa sala interforze, in quanto questo ci consente una più immediata attività di coordinamento e di interfaccia fra le varie forze che sul campo poi lavorano. In più vorrei aggiungere anche un discorso molto importante che è quello sul parco del Cilento, che noi ogni anno e anche quest'anno facciamo una convenzione tra il Comando Provinciale di Salerno, dei Vigili del Fuoco, e l'ente parco del Cilento, che prevede una squadra AIB per sostanzialmente 15 giorni a cavallo del 15 agosto, sta già operando fino al 23 agosto, che sarà dedicata appunto ai boschi del Vallo, che ne sappiamo come sono una risorsa assolutamente preziosa e da tutelare.